τα μάλτα και το κόλλι. Το τσέρνα, με το ρότο ασόλ. Προπαραμή σε βάθα, σπορτ, εξτή. Λού δίνα πέτσα με το λαπώ στη γάη. Άλλιεφ, αλυσιά σε πλήμα, πίχτα με εικόνα του κατσόνι. Τα τρί, εικόνα του κατσόνι, τα στο αν, παίζνα, πίχτα, άμα μην σε κοντήμα και παλα κουλτούρα, τα τη φάνα, εσού, παίζνα. Ο μέμι σου πει, βέβαια, απλά το τσί, τεντή, είσαι κοντά, εντελέσαι, πώ πε. Αν παίζνα, είμαι ο κόλλι. Που διαφέρει ο κόλ internazionale. Signor Presidente, ambasciatore d'Italia, signori, sono molto lieto di essere qui oggi e di trovare voi qui per un'iniziativa nuova che fa Tunica a Malta. Una iniziativa che introduce a Malta un prodotto nuovo, un sistema nuovo che cerca di aumentare la sicurezza nelle strade. Devo dire che sicuramente in tutta Europa e in tutto il mondo il problema del traffico, il problema della disciplina della strada è un problema che continua a aumentare, è un problema che continua a diventare anche più difficile perché l'uomo ha trovato l'automobile, ha inventato l'automobile e l'automobile è un mezzo che uno deve utilizzare con grande attenzione. Non c'è dubbio che l'automobile ha dato una libertà all'uomo che non aveva prima, che ha aiutato, perché gli uomini possono conoscersi anche tra sé, perché fa il viaggiare anche più semplice, che ha sicuramente contribuito immensamente allo sviluppo della nostra cultura moderna, perché è sicuramente un'invenzione che ha cambiato il modo di vivere di tanti popoli, e ci sono anche altri popoli che aspettano ancora per questo avvenimento nel loro paese, ma sicuramente in Europa l'automobile è diventata non soltanto un mezzo di trasporto, ma un modo di vivere. E allora, facendo un sistema nuovo, Info4Life System, che cerca di dare informazione immediata agli utenti delle nostre strade per cercare di prevenire incidenti, sicuramente è un'iniziativa che questo governo, sono sicuro altri governi, appoggiano e sono molto lieto di essere qui per esprimere questi pensieri. Spero che Info4Life System sia un sistema che può essere un modo di dare informazione alle persone che utilizzano le strade per avere sempre più sicurezza sulle nostre strade. Noi come governo abbiamo fatto molte cose e facciamo anche oggi molti nuovi sviluppi per cercare di migliorare la situazione delle nostre strade e per anche creare molto più disciplina sulle nostre strade. C'è un grande bisogno in questo paese anche di continuare a sviluppare una cultura di sicurezza sulle nostre strade, molte volte anche forse nello spirito mediterraneo noi cerchiamo di utilizzare l'automobile come una estensione della nostra ego, ma forse è molto più importante rimanere con un senso di bilancio a queste cose e cercare di utilizzare questo mezzo tanto importante e tanto utile, però sicuramente mantenendo una visione chiara che dobbiamo anche in tutti i modi rispettare i diritti dei terzi. E forse questo è un sistema che sicuramente cerca di rispettare i diritti dei terzi, perché cerca di dare informazione ai terzi per
prevenire gli incidenti possibili sulla strada. Do il benvenuto a voi signori che siete qui per la prima volta. Il dottor De Lazzone ha detto che anche per lui la prima volta a Malta. Mi sembra tanto mi sembra una cosa quasi strana che siamo così vicini come maltesi e italiani, ma siamo qui insieme molte volte. Quando uno è vicino, forse prende più tempo a andare a vedere il vicino. Spero che non sia l'ultima volta, ma sia una serie di visite nel quale può anche conoscere questo paese. Le mie congratulazioni alle persone che hanno lavorato per fare questo prodotto e auguro che voi avrete un grande successo nel portare questo prodotto sui mercati non soltanto di Malta ma di tutta Europa. Grazie. Il ministro del trasporto, dottor Michael, prendo al Germania a fare il ministro del trasporto.